Con l'inverno in arrivo, le imprese della rete Green Economy della CNA di Roma sono pronte a rendere più efficienti le caldaie domestiche. Ci spiega come Nazario Basili. Il primo freddo porta le opportunità e i consigli offerti dagli artigiani. Le 53 imprese della rete Green Economy della CNA di Roma portano nelle case degli utenti della capitale provincia la possibilità di rendere più efficiente gli impianti di riscaldamento domestico, sostituendo la vecchia caldaia con una di ultima generazione, affrontando una spesa sostenibile e senza vincoli di contratto con le società fornitrici di gas. Grazie all'accordo raggiunto tra gli artigiani romani, una casa costruttrice di caldaia e un istituto bancario, il cittadino può sostituire la sua caldaia con la rateizzazione a tasso zero, emettendo una caldaia ad alta efficienza energetica, riducendo così le emissioni inquinanti e risparmiando da subito il 30% in bolletta. Sulle sponde del Tevere sono più di 26.000 gli impianti centralizzati, mentre quelli autonomi superano le 630.000 unità, nella quasi totalità di casi alimentati a gas. Nel 2013 i romani hanno speso 37 milioni di euro per caldaie, pompe di calore o stufe a pellet. Con l'abbassamento delle temperature e l'accensione dei riscaldamenti arrivano anche i consigli degli artigiani del settore. Conviene programmare sicuramente, prima dell'inizio della stagione, un controllo tecnico da una persona abilitata che possa fare dei controlli più approfonditi che riguardano sia la sicurezza che l'efficienza energetica. Tra i controlli più importanti, e mi riferisco agli impianti e alle caldaie che sono all'interno dell'abitazione, sono le griglie di areazione e ventilazione, che se rimanessero ostruite queste griglie creerebbero delle formazioni di monossido di carbonio. Per informazioni o sopralluoghi gratuiti finalizzati alla sostituzione di caldaie è possibile visitare il sito www.cnapmi.org.